Ricordisti, buonasera. Eccoci a voi con l'opera sul radiatore finito. Dunque, il radiatore si alloggia, qua sta la parte posteriore del quadro e qua sta la parte anteriore del quadro. Ok, quindi il musettino è qua, il chapot indica la parquet. Di serie i prodotti non da competizione, come per esempio il Triton 450, l'Access 450, che cosa fanno di solito? Parliamo anche di Polaris, Predator, Outlaw, che vengono dati da prodotti da competizione per spaccare questo particolare. Che cosa hanno? Hanno l'ancoraggio della vaschettina di recupero acqua del radiatore posizionato da questa parte, cioè verso la parte posteriore del veicolo. Il guidatore, forzando, andando dentro di cattiveria, spostando il suo corpo, con la ginocchiera tende a spaccarla e quindi il mezzo si deve fermare e comincia a buttare fuori acqua. Che cosa abbiamo fatto? Era rotto, si era ovviamente rotta, perché durante il test con Amerigo Ventura, che è uno dei migliori piloti italiani, ovviamente è una problematica che è successa. Quindi abbiamo chiuso con pasta nera, ovviamente messo a posto, spianeggiato, chiuso con pasta nera abbondante il foro iniziale dove il beccuccio di plastica si era rotto, con una punta del 7, punta da legno perché bisogna entrare sulla plastica, con una punta da legno del 7 siamo entrati dalla parte sempre indirizzata verso il centro moto ma che guarda un po' avanti, dopo ovviamente aver controllato che vi fosse lo spazio di inserire il tubo di sfiato della vaschetta di recupero. Dalla parte anteriore, quindi adesso il pilota con il ginocchio non andrà più a spaccare l'inserimento del tubo vaschetta in radiatore, quindi si potrà comunque utilizzare il radiatore di serie. Abbiamo fatto un buco del 7, abbiamo filettato con un maschio da 8 e abbiamo ovviamente filettato il pittalaspo chiottello, che era quello che avevamo tagliato, tolto dal collettore di aspirazione che portava l'aria, permetteva di aprire delle valvole dell'aria, erano tre, li abbiamo tolti due e tre, quindi abbiamo utilizzato quello, non abbiamo comprato assolutamente niente. Quindi pasta nera, abbiamo fatto il nostro foro, abbiamo filettato il pita slocchetto con una femmina da 8, con un maschio da 8 abbiamo filettato la plastica che abbiamo provveduto a forare con una punta del trapano del 7, poi abbiamo avvitato il nostro pistallocchetto. Prima di avvitarlo abbiamo messo un po' di pasta nera sul filetto, sul maschio del pistallocchietto e abbiamo riempito di pasta nera il foro per avere una tenuta più precisa. Una volta montato con un cacciavite molto fine, appunto a croce in cambio a cazzo, abbiamo liberato il foro del pistallocchietto in modo che fosse possibile passasse l'acqua del radiatore. È molto importante che voi rispettiate la battuta di tenuta della guarnizione del tappo. Il tappo si deve aprire, quando si apre permette di accedere il liquido del radiatore alla pressione e alla vasca di recupero del radiatore. Quindi rispettate questo, chiudete, avete un millimetro di possibilità di azione tra il bordo e il diametro interno della valvola del tappo, ma noi ne abbiamo usato niente perché siamo a pari. E più che altro abbiamo usato un mezzo millimetro per dare una sicurezza di tenuta alla pasta nera con la quale abbiamo toppato il foro precedente. Veniamo adesso agli attrezzi che vi servono per eseguire questa operazione. Attrezzi per filettatura, maschi e femmine, M6, M8, M5, M10, M12, utilizzati per filettare. Questo è il maschio e questa è la femmina. Questa si usa per filettare i maschi, questa si usa per filettare le femmine. Uno dei pistallocchietti, questo non l'abbiamo filettato. Un cacciavite piccolo. Un pennellino per pulire la pasta nera. Una normalissima pinza per avvitare il pistallocchietto all'interno del comando. E un'americana per guidare e avvitare il maschio che filetta nel buco del 7 che avete fatto. Quindi ripetiamo, abbiamo filettato con l'M8 sia maschio che femmina, abbiamo filato il pistolocchietto e il risultato è un radiatore che può essere rimontato, quindi salvato, ma oltretutto risolta questa problematica che abbiamo visto
essere abbastanza pesante, se qua viene utilizzato ovviamente da uno dei migliori piloti italiani. A me non era mai successo, ci ho corso un anno, ma è ovvio che di buon Amerigo Ventura sia veramente una giovane promessa europea, uno dei migliori piloti d'Europa che stia crescendo e che chiaro sfrutti in mezzo in modo veramente superiore al 200% delle capacità del mezzo. Signori da Ferro, Triton 450 Baia, Access, una piccola modifica per il vostro mezzo, per ottenere il massimo, sinceramente, spesa zero, solo un po' di olio di gomito. Buonasera, un saluto da Ferro.